Salve amici, chitarristi e non. Io non sono molto bravo a parlare nei video, infatti è una cosa che quasi non ho mai fatto. Ma oggi volevo cogliere l'occasione per parlarvi di questo strumento, di questa chitarra di liuteria, fatta da un artigiano, costruita da un artigiano che si chiama Agostino Quaresima. È un liutaio che vive vicino Roma, e costruisce dal liuto al violino ai vari tipi di chitarra classica, chitarra flamenco, eccetera, eccetera, al violoncello e comunque anche alle chitarre elettriche, le solid body, le semi-hollow e le archtop. Questa è un archtop, penso che insomma non c'è bisogno neanche di dirlo. È una chitarra. Entrando nelle specifiche, questa chitarra ha il top in abete massello, si può vedere, come tradizione fascia e fondo in acero. Il manico è in mogno. E la tastiera è in ebano, anche l'attaccacorde è in ebano, questo è molto bello. E ha la particolarità di avere il binding, fatto di legno di ulivo. Non so se si può vedere più di tanto, penso di sì. E adesso io ho registrato qualcosa qui col telefonino, chiaramente non c'è la qualità dello studio, però già si può intuire la qualità dello strumento. Per quanto riguarda la parte elettrica, la chitarra è equipaggiata con un pickup di Harmon floating o fluttuante o sospeso e di un tono in volume a scomparsa, cioè praticamente che non si vedono, stanno sotto il battipenna. Questa chitarra ricalca un po' lo stile della Gibson 175 con le sue caratteristiche, ad esempio il corpo di 16 pollici, il cutaway a punta e, come dicevamo, il manico in mogano, però volendo ci si può far costruire una chitarra con altre specifiche, ad esempio tipo L5 con il corpo da 17 pollici, con la scala lunga, eccetera, eccetera. Poi diciamo si possono appunto progettare chitarre tipo appunto semi-hollow o solid body, insomma. Solo questo. Va bene. Ciao a tutti e buona musica.